Abbiamo la scapola, linea mediana, scapola destra molto più lateralizzata, scapola sinistra un po' più ravvicinata rispetto a tutto. Ok? Allora, facciamo fare un'abduzione del braccio. Fammi un'abduzione del braccio con la mano che poi guarda verso l'alto. Ok. Giù. Ancora. Si lateralizza molto di più rispetto alla controlaterale. Fai una flessione anteriore. Ok. Mettiti pancia sotto. Proviamo prima col braccio sano. Allora, porta il pollice verso l'alto. Tieni. Tieni la mia forza, il romboide tiene. Ok? Porta il pollice verso l'alto. Tieni. Cade. Già così il romboide non tiene. Guardate qui, c'è un rialzo di nuovo, c'è praticamente uno scollamento della parte laterale della scapola, quindi contro resistenza è impossibile. Cosa possiamo ipotizzare? Che c'è un'inibizione del romboide, o ancor peggio ci potrebbe essere una paralisi del nervo che innerva il romboide. Ok? No, vediamo qui se ci sono dei tender point. Ciao ragazzi, la trasmissione. E lasciala sulla disca. Ok, vediamo se è cambiato qualcosa. Allora, portami il pollice verso l'alto, porta il braccio fuori. Col destro? Sì. Pollice verso l'alto. Più facile. Adesso diciamo la scapola è sempre staccata, però riesci a tenerlo. Prima praticamente era impossibile. Sì, sì. Adesso gira il pollice verso l'alto, tiro su. Adesso riusciamo anche a farlo contro resistenza. Prima era praticamente impossibile alzarlo. Alzami questo, verso l'alto. Ok, guarda la differenza. Se riesci a vedere di qua, la destra e sinistra, la scapola è sempre scollata, ma adesso ce la fa. Prima praticamente era impossibile. Ok, quindi ipotizziamo che ci sia stata questa lesione nervosa, però c'è probabilmente ancora un residuo muscolare. Diciamo c'è stata una sorta di riequilibrio dal punto di vista muscolare. Il risultato qual è? Che ha recuperato circa 50-60% della sua forza. Ok, vai. Non la spingi in nessuna maniera. Allora, rifammi la BD come hai fatto prima. C'è una forzatura. Allora, diciamo sicuramente meno lateralizzata. Tu come la senti? No. Più leggera. Più la spalla. Ok. Di un attimo la sensazione, Giri. La sensazione di quando allora stavi in posizione prona e che cosa sentivi precisamente? Allora, in posizione prona io ho sentito... Quando ti ho trattato il romboide. Una sensazione simile a un formicolio a livello del margine mediale della scapola, simile al romboide, e una sensazione simile di quando mi sono fatto male, che era 6-7 anni fa, tipo pugnale, formicolio a livello della zona romboide. In questo momento ho avuto una sensazione di formicolio, di quasi riattivazione della zona. Che cosa hai avuto 5-6 anni fa? Giocando a tennis ho avuto una sensazione di chiodo in mezzo alla scapola e non riuscivo neanche più a versarmi da bere, e ci sono voluti mesi per riprendere a giocare, ma con delle limitazioni nel gesto atletico, diciamo. Le limitazioni adesso invece attuali, le limitazioni prossime? C'è questa sensazione di debolezza nella spalla,
ma a livello funzionale riesco a muovermi, faccio tutto, però ho questa sensazione di una spalla un po' più debole. Ok, vabbè, speriamo che la cosa vada meglio. Grazie. Grazie.